il festival, i 5 giorni quindi del festival, film, dibattiti, mostre, incontri, soprattutto il fatto che le persone si possano incontrare tra di loro e possano conoscere, incontrare anche un film oppure scoprire cose di un tema, è stato così presente, ecco, tutto questo, questa vita, questo veramente interesse. Interesse sia a livello di numeri, perché gli spettatori sono stati numerosi, ma anche un interesse che si vede in sala, perché io spesso quando sto in sala poi guardo la gente durante i dibattiti, ad esempio. Anche quando uno sta in silenzio, il modo di ascoltare si vede quando è, diciamo, di qualità o quando è veramente implicato o quando è forte. E ho visto molti di questi visi così, così attenti, quindi sono queste le cose che ti fanno capire, che ci hanno fatto, secondo me mi sembra veramente molto chiaro, che fanno capire che un festival di questo genere ha senso in generale, ha senso a Lugano, ed ecco, quindi sono stanca ma felice. Assolutamente, l'anno prossimo, quindi autunno 2016, torneremo alla carica ancora più motivati, ancora più in chiaro con quello che si vuole difendere, quindi certamente i diritti umani, il modo in cui vogliamo difendere e sensibilizzare il pubblico ai diritti umani. Rimaniamo convinti che attraverso il cinema, il dibattito, l'effetto, il risultato ci sia. Io vedo il festival come comunque un piccolo caleidoscopio, pure un essere con più sfaccettature, e la questione, ecco, della mostra trovo che sia coerente e pertinente con il resto. Poi non è nemmeno questione di fare così un'insalatona mista, un po' di tutto, però trovando il legame, trovando evidentemente l'artista o diciamo i soggetti interessanti che vogliamo difendere, una mostra, certo, immagini e incontri di tutti i generi. E poi magari anche la cosa che ci piacerebbe molto, un progetto di cui si sta discutendo già da tempo, poi dipende anche dall'organizzazione, ma troviamo importante riuscire a creare dei punti di ritrovo e di scambio anche durante l'anno. Quindi certamente, come ho detto prima, ritorniamo all'autunno, però ci piacerebbe consegnare anche altri momenti dell'anno, cercando quindi non solo di creare un legame vero, di creare, ecco, una fedeltà, diciamo, fidelizzare il pubblico, e poi di continuare questo scambio senza lasciare forse un vuoto troppo importante. Ormai siamo diventati, come dire, dipendenti, ecco, da quel che facciamo. Il network è veramente una decisione, un progetto molto interessante, e anche questo molto sensato e pertinente, perché c'è da dire che il festival FIFDH, Festival et Forum des Droits Humains a Ginevra, che esiste da più di 15 anni, è la manifestazione che ci ha ispirati, che ci ha dato l'idea, la voglia di creare qualcosa di simile, però legato al contesto locale, al contesto linguistico e culturale italofono. E quindi abbiamo deciso, con l'FIFDH Ginevra e con l'FIFDH Zurigo, quindi altra manifestazione come la nostra, più piccola, più giovane, ma abbiamo deciso di cercare di raggiungere le differenti parti linguistiche e culturali della Svizzera, veicolando degli obiettivi evidentemente simili, anzi comuni,
però mantenendo un'indipendenza a livello editoriale, a livello di organizzazione, evidentemente il tipo di pubblico è differente, le preoccupazioni tra l'altro sono anche differenti. A volte ci sono delle tematiche, come ad esempio la migrazione, evidentemente tocca e interpella tutti, però forse poi alcune altre problematiche legate ai diritti umani sono più sentite, ad esempio, nella parte italofona che in quella germanofona. Trovo che il dialogo che siamo riusciti a creare con le ONG, che sia Amnesty Terres Hommes, COPI, Helvetas, Lyon Sud, è stato un dialogo molto, molto, come dire, sentito, tangibile, molto, molto forte, voluto da entrambi le parti. Questa è stata una cosa chiara sin dall'inizio, dal momento in cui abbiamo iniziato a discutere di possibili collaborazioni. Le ONG sono state molto, non solo aperte, ma molto determinate nel buon senso del termine a costruire qualcosa assieme. Adesso durante il festival si raccolgono i risultati, non avevo nessun dubbio sul successo, comunque sul risultato, sull'aspetto, sulla dimensione positiva del risultato, ma diciamo i dibattiti che abbiamo coorganizzato lo provano in maniera palese. Legame e la missione comunque legata alle scuole è importantissima per il festival in quanto manifestazione culturale, in quanto come dire, creatrice di questi ponti, no? Spesso sono stati citati ponti al posto dei muri per creare, di trovare un legame, per creare di sviluppare, per cercare di sviluppare una discussione. Il pubblico giovane, quindi gli studenti dei differenti istituti medio superiori del liceo, delle scuole professionali, per noi sono una priorità molto, molto importante, ecco, senza nessuna pretesa di volere insegnare o non so, inculcare delle dottrine, anzi tutto il contrario, ma con loro è veramente importante e necessario stimolare il dialogo, stimolare così lo sviluppo del punto di vista, anzi direi cosa importantissima, della diversità dei punti di vista, perché i giovani, gli studenti di oggi saranno in un domani molto imminente, le persone che costituiranno la società. Quindi ecco, cerchiamo ecco, di andare avanti e i ponti con loro saranno quelli che spero e ne sono piuttosto convinta dureranno a lungo.